L'eparina è un farmaco utilizzato principalmente per il trattamento e la prevenzione delle trombosi venose profonde e dei fenomeni tromboembolici. L'eparina è un farmaco somministrato per via sottocutanea ed è importante sempre, prima di effettuare la somministrazione, controllare i siti di iniezione per evitare ematomi, ecchimosi, arrossamenti. È importante per questo motivo ruotare sempre i siti e alternare i lati, destra, sinistra. Vediamo insieme le sedi per le iniezioni sottocutanee. Addome. Distanziarsi almeno 5 cm dall'ombelico. Regione anterolaterale delle cosce. Regione latero posteriore delle braccia. Area ventrale superiore e dorso glutea. Vi mostriamo adesso come eseguire l'autosomministrazione della sileparina. Prima di procedere all'autosomministrazione, prepariamo il materiale di cui avremo bisogno. Siringa preriempita di eparina, batuffolo di cotone, disinfettante, gel antisettico, contenitore rigido per lo smaltimento dei taglienti. Lavare accuratamente le mani con gel antisettico. Aprire la confezione della siringa preriempita di eparina. Versare del disinfettante sul batuffolo di cotone. Identificare la sede di iniezione. Deve essere pulita, priva di ematomi e segni di infiammazione. Disinfettare la zona identificata con unico movimento. Lasciare asciugare il disinfettante, impugnare la siringa con la mano dominante e accertare la presenza della bolla d'aria. Le siringhe preriempite di eparina presentano una bolla d'aria all'interno che non deve assolutamente essere espulsa, poiché previene la risalita dello stesso farmaco ed evita quindi la formazione di ematomi ed ecchimosi. Rimuovere il tappo di protezione. Creare una plica cutanea con la mano dominante. Inserire l'ago a 90 gradi sull'apice della plica o a 45 alla base. Iniettare il farmaco lentamente, circa 30 secondi, mantenendo la plica durante tutta l'iniezione per evitare ecchimosi o ematomi. Estrarre l'ago e lasciare la plica contemporaneamente. Smaltire la siringa nell'apposito contenitore.